questa canzone mi sta prendendo a cantare, è la mia nuova canzone che uscirà fra una settimana, e ho avuto la fortuna e l'onore di poter collaborare con un grande autore che è Nicolò Agliardi. Io lo ringrazio davvero di cuore per avermi dato questa opportunità e ringrazio le persone che continuano a credere in me e mi danno la possibilità comunque di poter andare avanti, quindi grazie anche a voi. La canzone si intitola Che senso ha? Spero vi piaccia e può andare. Allora, Manuel,
Dimmi. Tu hai un'esperienza ad Amici, numero 6, sono voi. Numero 6. Siamo talmente tanti che siamo tipo come le Briscole. Ah, così, facciamo fuori così. Com'è andata l'esperienza? Bellissima, bellissima esperienza, rivivrei sicuramente tutti i momenti che ho passato all'interno della scuola. Mi ha aiutato a crescere, quello sì, e mi ha aiutato anche ad inseguire, insomma, sicuramente un bellissimo campione di lancio, farsi conoscere dal grande pubblico, sicuramente la prima cosa per chi vuole come me intraprendere la carriera di un cantante, di un artista. Allora, ciò che ci serve. Esatto, serve. Sì. Eleonora, io adesso in questo momento ti dico che tu hai addosso una coccinella che porta decisamente fortuna, quindi questa carta sarà sicuro un successo. Grazie. Fabio, prima Eleonora c'è una presentazione di Maria De Filippi, tu ci vuoi fare quella di Edison? No, non la so fare. Senti Manuele, oggi pomeriggio, in attesa insomma di preparare questa serata, mi sono fatto un po' i fatti tuoi e sono entrato nel tuo sito. E devo dire che il sito si apre con una scritta che io voglio leggere testuale ai nostri amici qui. Una gioia che con il canto voglio condividere con gli altri. Esatto. È una cosa, una frase molto bella, ma è talmente così importante la musica per te cantare. Assolutamente sì. Sarà come una frase fatta, però è il sangue che mi scorre nelle vene, l'aria che respiro tutti i giorni, non potrei vivere senza musica, senza cantare. E allora continua così, che fa piacere a tutti voi, Noi concediamo Manuel per qualche minuto. Esatto, ci vediamo dopo.